Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, dona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mistero gaudioso, contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. A nome di tutta la comunità do il benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per la vostra presenza. In particolare saluto Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona. Fermo un applauso. Poi saluto Monsignor Claudio Iovine, relatore della causa di beatificazione di Alessandro. Vicino a Castagnini c'è Padre Florio Tessari, postulatore della causa di beatificazione di Alessandro. Cappuccino. Poi Monsignor Adriano Cantamessa, sempre postulatore, e i coniugi Frinzi che hanno curato la stesura dell'apposizio, che non so dove sono. Poi saluto i sacerdoti diocesani, poi saluto Padre Miguel Toful, casante dell'Opera Don Calabrian, duello. E Don Gaetano, Don Pietro, i sacerdoti del Don Calabria, che sono i nostri fratelli maggiori. E poi i sacerdoti presenti dei Servi di Maria, dove Sandro ha studiato. Fatto 13 anni dai Servi di Maria, Sandro. I Carmelitani che ci aiutano da 18 anni, dov'è? I Salesiani, dove c'è Don Lorenzo e Don Guido Pietro Grande. La Pia Società Don Mazza. Gli Stimmatini della Madonna del Lourdes, i rappresentanti dei vari movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, il signor Luca Zanotto, presidente del Consiglio Comunale che rappresenta il Sindaco di Verona, il dottor Sandro Caffi, direttore generale delle aziende ospedaliere di Verona, ha aiutato molto in Bosnia, il dottor Renzo Tessari qua davanti, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani sezione di Verona, e Dulcis in fondo una persona, una coppia che voi non conoscete, il maestro Albano Poli e la sua sposa, che nella nostra cappellina ha realizzato un bellissimo mosaico e la nuova tomba per Sandro. Bene, in questa celebrazione dell'Eucaristia, che per sua natura è ringraziamento a Dio, comunque è messa di ringraziamento, vogliamo rendere grazie a Dio della bella testimonianza di vita di Sandro. Noi affidiamo tutto il procedimento all'autorità della Chiesa, però il grazie a Dio lo possiamo sempre dire, quantomeno perché è stato un testimone a detta di tutti. E anche per noi chiediamo la grazia di essere dei testimoni del Vangelo nella realtà che il Signore ci ha indicato come strada nostra, come nostra vocazione. E per celebrarlo con maggior frutto spirituale, questa Eucaristia, chiediamo la grazia di essere purificati nel cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa,
ti supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e del nostro agire, fa che riconosciamo i benefici della Tua paternità e Ti amiamo con tutto il cuore e con tutte le forze. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con Lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Credo che conveniate anche voi con me nel ritenere la liturgia che ci viene offerta di giorno in giorno, e tanto più di domenica in domenica, perché è la più adatta per le circostanze anche le più svariate. Per quest'oggi avrei potuto scegliere letture diverse. Lasciamoci sempre guidare e ammaestrare dalla liturgia, non sbagliamo mai. Anche dalle due letture che sono state proclamate, pare che si possano evidenziare tratti anche della vita di Sandro, caratteristiche di Sandro, situazioni. Anzitutto, riguardiamo il Vangelo. Chi sta al centro del Vangelo? Un Gesù che passava per le strade, contrade della Palestina, ad annunciare il Vangelo. Tutto il brano è imperniato su di lui, anche il servizio che le donne facevano a lui, garantivano per lui e per gli apostoli una sussistenza dignitosa. Sandro non va considerato altro che un servitore di Cristo, e tutto ciò che lui ha fatto nella sua espressione di uomo, di credente, di marito, di padre, di medico, lo ha fatto per Gesù. Questo è il vero segreto della riuscita della vita umana, qualunque sia la condizione vocazionale a cui il Signore invita. Mettere al centro Gesù. Allora si diventa santi in qualunque condizione, da Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, ai Diaconi, consacrati, consacrate, religiosi, religiose, laici tutti, qualunque sia la condizione del laico, magari sposato o anche non sposato, battezzato comunque, in Cristo Gesù. Un secondo pensiero credo che venga più che mai spontaneo, proprio dalla prima lettura. Cerchiamo di inquadrarla brevissimamente e poi la potremmo applicare, ma le conclusioni tirate a voi immediatamente, a Sandro. L'Apostolo Paolo, nella lettera prima ai Corinti, capitolo 15, che è famoso, affronta una grande questione che gli era stata posta dinanzi da una delegazione
che proveniva appunto da Corinto, lo ha raggiunto ad Efeso, gli ha posto questa questione: ma quando siamo morti è finito tutto? Rimane qualche cosa? O addirittura saremo risorti? Problemi distinti. Se con la morte finisce tutto, a questo punto cosa è rimasto di Sandro? Una bara e una salma, punto. Voi vi accontentate di questa destinazione? Io no, lo sento come una ribellione interna. Cioè, ogni uomo, perché uomo, percepisce dentro di sé che ha avuto un'origine, ma che non avrà più fine. Il tramonto sulla vita terrena esiste, ma il tramonto sull'essere umano non può esistere. L'essere umano è talmente fatto da superare la stessa prova della morte come sfida suprema. Di fronte comunque a questi grossi interrogativi che non possiamo non porci, oppure potremmo dire potremmo non porci nei confronti degli altri, ma quando la questione poi diventa personalissima, vi è imposta sicuramente anche da quanti affermano che dopo la morte non c'è più niente, che ci si riduce a una molecola. Non faccio riferimenti a nulla, a nessuno. La domanda che ponevano a Paolo era questa: tu sei convinto che dopo la morte c'è qualche cosa? Secondo, che dopo la morte c'è anche la risurrezione? Perché Paolo si era confrontato già, venendo da Tessalonica, dalla Beria, dopo Atene, con i Corinti. Si era confrontato, soprattutto ad Atene, con i grandi filosofi. Tra questi filosofi pensiamo agli Epicurei e pensiamo agli Stoici. Spiego brevissimamente. Gli Epicurei affermavano: l'uomo è carne e ossa, con la morte è finito tutto. Quindi mangiamo e beviamo, godiamoci il presente, coroniamoci di rose prima che la vita marcisca. Quindi da parte di questi filosofi non c'era alcun cenno alla risurrezione, tutt'altro. L'uomo muore con la sua morte, è finito tutto. La sua vicenda era chiusa tra la nascita e il chiudere gli occhi definitivamente. Ma c'erano anche gli Stoici, i quali affermavano che l'uomo ha comunque un'anima, più che è. Ha, dicevano. Questa anima con la morte si libera dal corpo, il quale corpo finisce la sua esistenza, mentre l'anima entra nella vita che essi stessi facevano fatica a definire. Comunque persegue la sua vita. Paolo dice: la risurrezione c'è ed è una risurrezione completa che riguarda e l'anima e il corpo, cioè la totalità della persona. La sua dimostrazione è nitida. Parte dalla risurrezione di Gesù. Gesù non è il vivente soltanto con la sua anima e divinità, ma anche con la sua corporeità fatta risorgere, adeguandola al suo spirito per la potenza del Padre mediante il dono dello Spirito. Ha fatto sì che la persona di Cristo fosse integra, non soltanto un aspetto che è quello dello spirito, ma anche quello della sua corporeità. E Cristo è entrato nel mondo dei risorti, dice l'apostolo Paolo, primizia dei risorti. Lo so bene che a livello di fantasia noi cediamo tutti, perché non abbiamo sotto mano degli eventi che noi abbiamo controllato. Noi ci fidiamo di quanto la Sacra Scrittura ci presenta nei confronti di Cristo.
il risorto. Ne parlano gli apostoli, gli evangelisti, ne parla in modo speciale l'apostolo Paolo in più lettere di questa di Cristo il risorto. Perché dice l'apostolo Paolo, facendo i ragionamenti, se Cristo non è risorto, noi cristiani siamo degli infelici, siamo degli illusi. E la nostra fede non vale niente, perché noi ci affideremo a una persona che non esiste. Sarebbe follia. In realtà, Cristo è risorto. E sarebbe interessantissimo passare in rassegna tutte le volte in cui l'apostolo Paolo negli Atti degli Apostoli affermerà con forza, anche quando lo condanneranno e diranno: ma perché? Perché io credo in Cristo risorto. C'è qui un certo Paolo che annuncia Cristo risorto, uno che era morto e che è vivo, e Paolo dava la sua vita per questa certezza della fede. È la grande certezza della fede, cari fratelli, ma so che siete più convinti voi di me. Se c'è una risurrezione in Cristo Gesù, valeva la pena di venire al mondo in qualunque condizione. Fosse stata una condizione anche di sedia a rotelle, stabile, perché quella è la destinazione. Se ci sarà, ci sarà, al momento. La vita, vi siete accorti, almeno io ho 67 anni compiuti, un soffio. Io ho questa esperienza e mi rendo sempre più conto che o c'è quella realtà a cui l'apostolo Paolo fa riferimento esplicito, o siamo davvero degli illusi. Ma io non mi sento di essere un illuso, sento dentro di me che quella realtà è la nostra vera destinazione. E dove volete che sia, Sandro? Se non in quel mondo per il quale è venuto al mondo, per il quale ha operato con rettitudine, almeno quello si potrà dire, con senso di grande dedizione, per amore del Signore, un illuso? Ma è la forza, la risurrezione, è quella che ci fa vivere da risorti. Ricordiamo che non è soltanto una risurrezione della corporeità e ha i suoi inizi, la sua radice nella vita da risorti. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate le cose di lassù, comportatevi in un modo degno di lassù, del mondo dei risorti. Siamo qui allora non soltanto a rendere grazie a Dio del dono della vita di Sandro, siamo qui a riaffermare tutta la nostra fede nella risurrezione di Cristo e della nostra risurrezione in Lui. Non scompariremo e non saremo soltanto un essere vago, come lo pensavano gli antichi egiziani, greci, romani. Saremo noi stessi trasformati per la potenza della risurrezione di Cristo nella realtà più bella che siamo noi. Noi saremo sempre uomini, non saremo mai angeli. E io sarò io e non un altro. E voi sarete voi stessi, ognuno di noi. Siamo nati nel tempo, usciamo dal tempo, ma per essere noi stessi. Quanto facciamo perché il nostro essere sia davvero già fin d'ora un essere risorto? Ecco, qui abbiamo la conclusione più bella. Abbiamo una certezza, quella dell'Eucaristia. L'Eucaristia è pane di vita eterna, è germe di risurrezione. È in Lui che viviamo da risorti, perché Lui, il risorto, è pane eucaristico. E ogni volta che partecipiamo alla cena del Signore, alla celebrazione della messa, come volete chiamarla, noi acquistiamo da Lui questa potenza di risorti, viviamo da risorti, perché un giorno ci attende quella vita da risorti. E facciamo in modo che le giovani generazioni, i bambini, questi hanno una fortuna, queste vostre bambine incredibili,
che sanno che cos'è la messa, vi partecipano, ma il 90% dei nostri bambini non frequentano più la messa. Siamo in un dramma incredibile. Come si può pensare una vita cristiana senza l'Eucaristia domenicale? Chi ha fatto in modo che i bambini non fossero più innamorati di Gesù? Eucaristia. Lui che dice: siate come i bambini che vengano a me, lasciate che i bambini vengano a me. Fratelli e sorelle, confratelli, aiutateci, aiutiamoci insieme a risvegliare la coscienza che la messa, la celebrazione dell'Eucaristia è il centro, è il fulcro, è la forza della vita del cristiano. Non spegniamo mai questa fede nell'Eucaristia. Noi contribuiamo con tutte le nostre forze a dirlo e a farlo riscoprire. Ovviamente lo faremo scoprire sempre di più se vedranno in noi dei testimoni di una Eucaristia che è celebrata liturgicamente e poi anche vissuta, come ha fatto Sandro. Dio si rivela ai semplici e ai piccoli, desiderosi di accogliere e comprendere il suo mistero. Lo preghiamo dicendo: donaci, Signore, un cuore nuovo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Per Papa Francesco è il suo prossimo viaggio in Albania e per il nostro Vescovo Giuseppe, perché siano costantemente sostenuti e illuminati dallo Spirito Santo nel loro ministero e la loro voce sia ascoltata, così che tutti gli uomini possano crescere in un'autentica vita cristiana. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Per tutte le persone ammalate e sofferenti, per i poveri e per i lebbrosi, perché il Signore doni loro consolazione, forza e guarigione. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Per tutti coloro che sono perseguitati e per coloro che soffrono per la guerra, supplichiamo per l'intercessione della Vergine Maria, Regina della Pace, il dono della libertà, della giustizia e della pace. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Per il buon esito della causa di beatificazione del servo di Dio Alessandro Nottegaard, perché egli possa essere presto riconosciuto come esempio di sposo, di padre e di medico cristiano. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Per tutta la comunità Regina Pacis, che oggi gioisce per il ritorno a casa del suo fondatore, e per tutti noi qui presenti, perché possiamo camminare sulle orme del servo di Dio Alessandro nell'umiltà e nella carità. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo. Possiamo aggiungere anche qualche intenzione che ci sta particolarmente a cuore. Io vi suggerisco questo, perché i vari processi di beatificazione in corso per più e più persone della nostra diocesi sia portato a compimento, dico soltanto gli ultimi tre, insieme con Sandro, e cioè servo di Dio Giuseppe Carraro, Monsignor Luigi Bosio, Monsignor Antonini, Bernardo, e perché ci ottengano grazie speciali di vocazioni speciali alla santità nella vita matrimoniale e nella vita sacerdotale consacrata. Aggiungete adesso anche le intenzioni che vi stanno più a cuore.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme al pane e al vino che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, portiamo all'altare. Un portafoglio con i soldi, per esprimere la nostra disponibilità a staccarci dal denaro sull'esempio di Sandro che diceva: uno non può dirsi cristiano finché non mette la mano al suo portafoglio. Dobbiamo condividere quello che abbiamo ricevuto con chi non ha ricevuto nulla. Un Vangelo e le tre lauree delle figlie di Sandro, per ricordarci il testamento che egli ha lasciato loro. Bambine, io non vi lascio in eredità né campi né appartamenti né conti in banca. L'eredità che vi lascio è la scelta totale del Vangelo e la possibilità di studiare fino alla laurea. Nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione, ti doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Thank you.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo che continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la fiducia della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, e l'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E rifaccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo Signore nostro, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quando arriviamo a questo Amen, mi ero dimenticato di dirlo prima, ma l'avete già fatto, ditelo forte. Amen. Brava, così si fa. Sì. Perché? Perché la nostra fede è il mistero che si è compiuto. Cioè, Gesù è Eucaristia reale adesso.
E allora adesso reciteremo la preghiera che Gesù ci ha insegnato e chiederemo una grazia. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E tutti voi sapete come Sant'Agostino, ma anche altri padri della Chiesa, hanno interpretato questo pane quotidiano, quello che ci serve per nutrire il corpo, si sa. Ma Sant'Agostino diceva molto di più il pane dell'Eucarestia, che è quotidiano, perché già loro celebravano la messa tutti i giorni. Il pane dell'Eucarestia, perché se ci lasciamo metabolizzare nell'Eucarestia, assicureremo il pane materiale per i più poveri. Cioè, la fede vissuta che ci trasforma l'anima non è innocua, non rimane indifferente mai, si fa impegno per chi ha bisogno. E quanto fate voi, che no? Seguite i poveri, quanti ne avete? Tanti? 900. Ecco, appunto, ma questo è in nome e in forza dell'Eucaristia. Dall'Eucaristia si riceve l'intuito, la capacità, la disponibilità a servire i poveri. Ecco, allora, con questa disponibilità d'animo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. E l'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare a tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere degnamente la comunione, il vescovo e il diacono si metteranno qui davanti, ci saranno altri due sacerdoti lì in mezzo, altri due in fondo, un sacerdote verrà qui in questa parte. Cerchiamo di essere ordinati, di venire avanti una fila alla volta, in modo da
da rendere più decoroso questo momento, da ricevere il Signore con devozione. Fogli, ma non vi spaventate, ho solo un avviso, va bene? Allora, intanto vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questa festa, a partire da chi ha montato i tendoni. Vorrei ringraziare anche quelli che hanno pregato perché non piovesse. Continuate, va bene? A quelli che hanno quelli stanno suonando, ci andranno accompagnando gli angeli per la messa. Un applauso. A quelli che hanno preparato il rinfresco, importantissimo. Dopo vorrei ringraziare soprattutto quelli che vengono da lontano, ce ne sono molti. C'è chi viene dal Brasile, c'è chi viene dalla Spagna, c'è chi viene dall'Ungheria e da diverse parti d'Italia, a partire dal sud fino al nord, passando dalla Toscana. Non avevo il coraggio di chiedervelo, ma è partito spontaneo l'applauso. Vi ringrazio, la mia mamma è commossa. Allora, l'avviso è questo, mi raccomando, fate attenzione. Terminata la messa, si muoveranno solamente il vescovo con i sacerdoti e Luisa con le figlie che seguiranno il feretro. Tutti noi seguiremo la benedizione del vescovo alla nuova tomba in cappella, in cui verrà deposto Sandro. La seguiremo dallo schermo, quindi vi prego di restare seduti al termine del canto, va bene? Vi ringrazio tanto di essere qua, vi vorrei abbracciare uno a uno, ma
non posso, non c'è tempo. Dopo lo farà Raffaello, va bene? Allora, vi sarà distribuito il nuovo libretto, su Giovanna è già lì pronta, vedo da qua. Dopo al termine della messa, passateli dal banchetto spirituale, vi verrà consegnato un nuovo libretto su Sandro, va bene? È gratis. Grazie, grazie anche a tutti voi. Preghiamo, Signore Dio nostro, che ci hai reso come cibo spirituale il sacrificio a te offerto in rendimento di grazie, trasformaci con la potenza, la gioia del tuo spirito, perché possiamo servirti con rinnovato entusiasmo, sperimentare ancora i tuoi benefici per Cristo nostro Signore. Amen. Mi permettete solo una precisazione ed è questa. Porteremo la bara con la salma di Sandro, che sarà collocata appunto nella tomba, nell'oculo. Non c'è Sandro lì, c'è la salma di Sandro, c'è una reliquia di Sandro. Sandro è nelle braccia di Dio, nel mondo dei risorti con Cristo. Qui non c'è niente di lugubre, di funerale. Lui è nelle braccia di Dio. E un suggerimento, vorrei proprio coinvolgere tutta la Chiesa, a partire, Chiesa di Verona dico, a partire da questo colle che dà un po' sulla città. Davvero facciamoci promotori della trasmissione della fede autentica nell'Eucarestia. Io ho imparato che cos'è la messa dai miei genitori perché andavamo insieme facendo 2 chilometri a piedi. Alla domenica si andava insieme. E allora fare in modo che tutti i genitori si rendano conto del bene che è l'Eucarestia, che non può essere sottratto ai loro figli, penalizzandoli così gravemente, impoverendoli. Se volete, essendo io vescovo di Verona, il liturgo della Chiesa che è in Verona, nessuno mi può dire cose contrarie finché non vado contro la liturgia, suggerisco, come ho fatto già questa mattina, adesso, scusate, proprio nella messa, i genitori che portano i loro bambini o in braccio o per mano e ancora non hanno fatto i bambini la comunione, datela da baciare. Vero che è stato bello? Bellissimo. Proprio è stato. Perché? Perché appunto sono i genitori che insegnano. Da un bacio a Gesù. È la fede dei genitori che trasmessa ai figli. Quindi siete autorizzati, vi incoraggio, fatelo questo gesto, insegnatelo ai vostri bambini, ai vostri nipoti, voi preti, siete autorizzati. Ve lo dico io, dunque, mi prendo io la responsabilità. Vedete che da Roma non verrà nessun rimprovero, vero? Nessun rimprovero. Però è troppo importante questo patto che trasmettiamo tutti, ognuno per la sua competenza, la fede nell'Eucarestia. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Oh,
Spirito esulta il Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. Un attimo di silenzio. Signore Gesù Cristo, che riposando per 3 giorni nel sepolcro hai illuminato con la speranza della risurrezione la sepoltura di coloro che credono in te, fa che il nostro fratello Alessandro riposi in pace nel giorno in cui tu, che sei la risurrezione e la vita, farai risplendere su di lui la luce del tuo volto. Lo chiamerai a contemplare la gloria del paradiso, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oddio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, ricordaci sempre quanto breve e incerta è la nostra esistenza terrena. Il tuo Spirito ci guidi nella santità e nella giustizia in tutti i giorni della nostra vita, perché dopo averti servito in questo mondo, in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla fede, confortati dalla speranza, uniti nella carità, possiamo giungere insieme con tutti i nostri defunti la gioia del tuo regno di risorti, per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo donali, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. E a tutti buona serata.